Avete capito bene? Oggi ho griffato tutto il mondo di Stepney. Vi devo dire che abbiamo rovinato abbastanza. Guardatevi il video fino alla fine e ditemi se sono stato troppo bravo o comunque troppo cattivo nei commenti. E io vi auguro una buona visione. Ah, Stefanino, Stefanino, ebbene sì, è arrivato anche il tuo momento. Perché guarda un po' chi è entrato nel tuo mondo. Sono proprio io, ragazzi, il marchessone nel mondo di Stepney. E oggi lo grifferemo tutto, oltre a fare anche un salto nel passato. Perché questo ovviamente sì, è un gran salto nel passato, ma proprio un salto enorme, ragazzi. Cioè, guardate qui, ho scaricato il mondo di Stepney per griffarlo tutto quanto, per distruggerlo. Ovviamente Stepney, se stai vedendo questo video, ti voglio bene. Allora, ragazzi, sono qui dentro e da quello che vedo, sicuramente quasi tutti voi avete seguito questa serie, quindi è veramente bello comunque riportarla anche un po' a un mondo, ci facciamo un giretto, esploriamo un po'. Guardate quanto è grande e bella questa survival. Allora, ci sono mille costruzioni, letteralmente. Potrei andare anche nel punto più in alto, che è appunto questa base qui. Andiamo qui sopra e vi faccio vedere, ragazzi, un po' il mondo di Stepney. Poi, piccolo spoiler, questo mondo è della 1.11.2. Sto parlando di una versione molto molto vecchia. Ho aumentato i chunk così potete vedere bene anche voi. Allora, abbiamo tante costruzioni, vedete, enormi. Io mi ricordo anche che da qualche parte lì ci dovrebbe essere anche l'88. Lì abbiamo il trio, che poi il trio sono 4 skin, va bene. Lì abbiamo il sushi con il ramen, la scritta grazie, che lì non mi ricordo cosa c'è. C'è Wilson. Poi abbiamo tante altre costruzioni che adesso andiamo a vedere. Una roba che non mi è mai piaciuta di questa serie è la ferrovia sparsa qui a caso per il mondo. Poi qui c'era il McDonald's, me lo ricordo benissimo. Allora partiamo da qui. Ok, questa non ricordo, non so se era casa sua. Allora, molte cose non me le ricordo, ragazzi, perché è comunque veramente molto vecchia questa serie. Risale credo a 6 anni fa circa. Possibile che era casa sua, non lo so. Questa roba in realtà è tipo un mezzo trabocchetto, perché se tu esci fuori puoi tranquillamente entrare qui. Poi c'è il minecart e teoricamente se riesci a cliccarlo ci entri dentro. Ovviamente però entrando da dentro, non ci posso credere, mi sono chiuso fuori. Entrando da dentro questa diventa comunque una poltrona. Ha un fatto un glitch molto molto figo, perché come vedete è una poltrona. Tu non ti puoi sedere qui sulla slab, ok? Quindi lui ha messo, cos'è che ha fatto? Ha messo, c'è una rotaia sicuramente sotto. C'era una rotaia? Boh, vabbè, un qualcosa. Comunque ha un minecart, poi ci ha messo la slab. Ha abusato un attimo, comunque sì, ci sta. Signor Stefanino, va bene, non ci interessa. Questo già iniziamo a rompere, va bene, dai. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo a vedere un po' di altre cosettine. Io lì giù vedo un attimo un portale tipo enorme, che poi dovrebbe essere questa una farm di gold, se non erro. Quindi non è solo un collegamento al Nether, è una farm di gold. Qui dovrebbero spawnare i piglin in qualche modo, cadere e comunque poi dare tipo il gold. Perché se io scendo giù, c'è tipo la roba che posso prendere, drop dei mob, che è tutto gold, giusto? Vediamo se è gold. Esatto, gold nugget. Quindi sì, la farm è fatta un sacco bene, mi ricordo. Veramente fatta molto molto bene. E sicuramente questa è anche una base da poi far saltare in aria. Ma prima di arrivare a distruggere tutto il mondo di Stepney, perché l'obiettivo di oggi, sì, ragazzi, avete capito bene, è distruggere il mondo di Stepney. Prima di arrivare a ciò, ragazzi, visitiamoci un po' il mondo. Allora, intanto saliamo. Qui non abbiamo nient'altro, teoricamente, sto vedendo anche alle mie spalle. Andiamo verso il centro. Verso il centro ci sono tante cose. Qui abbiamo subito un collegamento con la ferrovia. Sai che vi dico, io ora mi give un minecart. Qui non mi ricordo cosa c'era, beh, forse nulla. Mi give un minecart e partiamo da qui. Ci andiamo a fare un giretto per tutto il mondo di Stepney. C'è un minecart qui. Allora, io qui giù. Ah, c'era il portale dell'End. Ok, ok, molto molto bello. Questa roba non me la ricordavo, sinceramente. Ah, il minecart ce l'ho pure io, perfetto. L'End non so cosa ha Stepney nell'End, ma poi comunque vedremo un pochettino. Va bene, non ci interessa adesso quello che ha nell'End. Andiamo a vedere appunto un po' la ferrovia del signor Stefanino. Allora, se io teoricamente vado davanti, esatto, salgo, mi deve portare sopra. Quindi vediamo un attimino il giro di questa ferrovia. Dove ci porta questa magnifica ferrovia? Che giro ci fa fare? Vediamo un po', così scopriamo nuove cosettine. Ok, è pieno di roba da esplorare ancora. Mi ricordo c'era anche una casa fatta di crafting table, fatta tipo per l'amico di Stepney. Questa me la ricordo benissimo. KFC, pixel art della Nutella, molto molto bella. Ok, scendiamo giù. È fatta con la cobbe, sono proprio da barbone. Non mi piace, non mi piace. Il Mac con l'insegna Mac lì è bellissima, davvero. Ok, si scende qua, perfetto. Ok, non ci interessa. Ora, no, il carrello, va bene, fa niente. Ok, dammela a me. Allora, diciamo che questo è il centro, diciamo, del villaggio. Molto bello. Abbiamo le skin del trio, sicuramente molto carine. Qui abbiamo le farm. Qui c'è la farm di pecore, me la ricordo. La farm di pecore colorate, molto molto carina come cosa. L'88
guarda, mi dispiace Stepney, ma forse questa volta te lo grifferò. Ah, grazie anche per un po' di cibo. Sì, questa volta te lo grifferò, Stepney l'88. Qui teoricamente, qui vicino, c'erano tipo tutti dei cartelli agli scavi, e qui era in manutenzione. Esatto, qui teoricamente alla scalinata c'erano dei cartelli. No, in una scalinata io mi ricordo che c'erano dei cartelli, ragazzi. A parte lì, vabbè, con la scritta grazie, eccetera, il mob spawner, che ricordi davvero. Qui teoricamente c'erano dei cartelli, scalata verso il milione, 50.000, 100.000, Vegas Giuseppe. Che poi che strano, ragazzi, vedere Stepney che ha messo questo cartello, forse quando aveva 50.000 iscritti. Io ci sono adesso a 50.000 iscritti e ma Stepney, quando sarò al milione, minchia, veramente, farò anche una scalinata. E vabbè, comunque, fino ad arrivare appunto al milione, che c'è scritto 1 milione di grazie a voi che ci siete sempre stati e sempre ci sarete. Che bello. Qui c'è una roba dove tu ti puoi mettere praticamente. Sì, perfetto. E ora poi usciamo perché non ci interessa. Diciamo che l'unica cosa che non andrò a griffare oggi, il trio, perché quelli lì non si possono griffare. La cosa che andremo a griffare, dato questi qualifi... ovviamente ci ha portato nella casa di Sbucci, teoricamente dovrebbe essere lui, che era l'amico di Stepney, che appunto questa era la casa fatta di crafting table, perché mi ricordo che tipo non voleva fare una casa tipo originale, non aveva mai fatto una casa di crafting table, si è messo tipo a farmare un sacco di legno, eccetera. Quindi sì, me la ricordo un po' questa roba, questa casettina. Sì, me la ricordo. Comunque andiamo avanti. Qui c'è il ramen bellissimo con il sushi, questo non si tocca, l'albero di Natale, il Babbo Natale, un accendino molto carino, il logo della Fiorentina, una torta di Minecraft, molto bene. Questa è la piramide con il beacon. Mi dispiace un po' griffare il mondo di Stepney, devo essere sincero. Il KFC con i polli dentro, giustamente, ti dico pure ci sta. Però ragazzi, mi dispiace, ma è arrivato proprio quel momento di griffare tutto quanto. Andiamo a griffare un po', vediamo. Questa io non so se era casa sua, non lo so. Che poi questa parte teoricamente è fatta con i command block, non è del tutto legale, ed è per questo che essendo che è fatta con i command block si fa intanto un po' a saltare in aria. Che ne dite, Stepney? Ma quanto erano più fluide, ragazzi, le robe in 1.11, cioè molto molto più fluide. Ok, teoricamente è saltato in aria. Questo non so perché non si griffa. Le faccio tipo così. A parte che c'è l'acqua, quindi non prende danno. Però dovrebbe capitare tipo su sta roba e far saltare in aria qualcosa, no? No, nonostante c'è l'acqua non prende proprio danno. Vabbè, fa niente, non ci interessa. Un po' però abbiamo griffato. Quella roba non mi piaceva proprio. Il McDonald's fa incrassare, ragazzi. Mi dispiace. Poi Stepney, c'è tre tavolini contati. Metti qualcosa di un po' più interessante, no? Mi dispiace Stepney, mi dispiace, ma il McDonald's non mi è piaciuto proprio. Non mi è piaciuto, cioè, perché fa male. Bello come l'hai costruito, sinceramente. Molto molto bello, però fa male Stepney. Bro, fa male il McDonald's. No, si deve mangiare e salutare. Lo dici anche te, Stefanino. E poi fa il McDonald's. Vai. Arrivederci a tutti, Mac. Ciao. Sinceramente, qua, ragazzi, non è più un McDonald's. Non lo è più. Va bene, andiamo avanti. Allora, TNT. Ah, questo è proprio una TNT. Perché non far esplodere proprio una TNT? Con le TNT. Che bello, vai. Esplodete tutto. Sì, fatela saltare in aria questa TNT. Voglio vedere tutto saltare in aria, cazzo. Vai. Ma che bello. Oh, le TNT volano letteralmente. Sta esplodendo tutto qua. Ragazzi, il villaggio centrale, secondo me, è la cosa da far esplodere di più. Non usi i comandi, faccio tutto a mano. Non mi servono i comandi per far esplodere il villaggio centrale di Stepney. Lo farò esplodere proprio tutto a mano, ragazzi. Preparatevi. È passato da poco Capodanno, vero? Non ci interessa. Noi, ragazzi, invece è appena iniziato. Guardate qua un po' come salta in aria. Madonna, quanto danno! Oh mio Dio! Dio. Ok, molto molto carino. Ovviamente adesso passiamo. Il campo da calcio però era molto figo. Dai, il campo da calcio è figo, ma non ci interessa. Si fa sempre esplodere. Qual è il problema? A noi non ci interessa che è figo, no? È vero? Non ci interessa per niente. Buona fortuna campo da calcio, ci rivedremo più là. E tu che ne dici? Oh mio Dio, sta cadendo tutto qui, ragazzi. Ma ora volete vedere la roba più bella invece? Far esplodere tutte le pecore, ma dico tutte, ragazzi. Oh, le pecore ora muoiono affogate. Prima che muoiono affogate, ragazzi, mi dispiace pecore, ma è arrivato il vostro momento. Raga, la roba più bella adesso arriva. Ne sono veramente un bordello, ma veramente troppe. È stra divertente. Io non voglio distruggere l'80. Non volevo. Buona fortuna pecore, è stato bello. Sì, è un po' bruttina questa scena, però mi piace, ragazzi. Ok, va bene, interessante questa cosa. Ah, qua ci sono i polli. No, non mi piace, signori polli, mi dispiace, ma la vostra vita è un po' finita. Guardate i polli proprio come saltano in aria adesso. Porco due, sono cagato addosso. Diciamo che per adesso il mondo è ancora sano e salvo. Qui ci sono tutti questi mob. No, non avete capito. Ok, diciamo che qui già abbiamo fatto un
po' di casino. Questa era tipo una torta. Cos'era? Mi dispiace. Oh, ehi, ma to che volo. Allora, il centro del villaggio è letteralmente distrutto. Queste non si possono toccare, queste sono divine. Queste sono veramente divine, queste skin non si toccano. Il ramen nel sushi, ragazzi, non si tocca assolutamente. L'albero di Natale non si tocca. Questo che razza di roba è? Non me lo ricordo, sai. Questo sempre è tanto carino, te lo lasciamolo lì, lo facciamo passare liscia. L'accendino, sai perché te lo faccio esplodere, Stephanie? Perché l'accendino mi ricorda il fumo, e il fumo a me non piace. Quindi, signor Stephanie, mi dispiace, ma l'accendino non ci sarà più. Beh, allora, diciamo che ha fatto un bel salto, eh. Non c'è proprio più, ma t'ho disintegrato. E manca ancora la parte di sotto che deve esplodere. Non so perché le TNT su questo mondo vanno in ritardo proprio. Non esplodono, esplodono dopo 4 anni. Ah, diciamo che il logo della Fiorentina te lo lascio anche. Sì, dai, ci può stare, nulla di che. Lì abbiamo il logo di Twitch con la spada, e va bene. Qui, vabbè, c'è tutte robe che non ci interessano. Voglio andare a vedere un attimo nell'End Stepney cos'è che ha costruito. Ah, stava facendo la... ha fatto la farm di Enderman. Teoricamente dovrebbe anche funzionare, no? Se io mi metto qui e aspetto sotto, teoricamente dovrebbe funzionare la farm di Enderman, giusto? Lui si metteva qui FK, girava e cadeva di Enderman, giusto? Teoricamente sì, perché dovrebbe essere tipo l'Endermite sopra, che è quel mob, quello piccolino, che ti permette appunto di attirare gli Enderman dalla tua parte. Teoricamente dovrebbe funzionare così, se non mi ricordo male. Esatto, madonna, io sono il genio di Minecraft, madonna. Eh sì, però è arrivato il momento di far saltare in aria. Ok, non c'è più la farm. Sì, mi piace step in tutto il tempo che ci ha impiegato per farlo, ma non c'è più la farm. Ma che poi è una roba che comunque, questo video è ironico, però proprio vedere le esplosioni tutto il tempo che c'è stato di costruzione eccetera, è una roba veramente assurda, perché appunto ci ha impiegato tanto step a fare tutta sta roba. Poi l'Ender diciamo che è molto classico, non ha fatto nulla di che. Ebbene sì, diciamo che abbiamo rovinato abbastanza il mondo di Stepney, molto sinceramente. Sì, sicuramente abbiamo tanto distrutto. E che dire, ragazzi, io spero questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bellissimo like, iscrivetevi e attivate la campanellina se siete nuovi. Noi ci vediamo come sempre alle 15 domani con un nuovo video. Vi è piaciuto questo griff? A me abbastanza. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Un salutone a Stepney. Bella.